Eccoci qua, oggi siamo nel Parco del Gran Paradiso. Proprio così, oggi siamo venuti a Ceresole Reale, qua dietro di me c'è il lago, là in fondo ci sono le tre levanne già spolverate di neve. Oggi partiamo dal lago di Ceresole per andare in un altro lago, il lago di Dres. Sarà una bella gita, la giornata promette bene, i colori dell'autunno cominciano a fare capolino, anche se non sono ancora molto molto accesi, ma penso che sia comunque una bellissima giornata. The last orders. Still so far from home. It's like we're burning into Il lago di Ceresole è un bacino artificiale costruito per la produzione di energia elettrica ed è il lago più grande qua della Val Orco. Adesso stiamo attraversando appunto la diga perché dobbiamo portarci dal versante opposto della valle. Oh, ho messo la berretta perché ci sono delle temperature artiche. Stamattina doveva 3 gradi a Ceresole. Niente, adesso qua siamo al bivio, lasciamo la strada asfaltata che circonda il lago e cominciamo a salire sul sentiero 521 verso il lago di Dres. Il sentiero è in ombra, però è bellissimo, ci sono tutti questi larici baciati sulla punta dal sole, è veramente uno scenario quasi fiabesco, veramente molto bello. No, ragazzi, ma che posto è questo qua? È bellissimo. Cioè, questo lariceto è incredibile. Qua c'è questo falso piano stupendo, veramente stupendo. Sono veramente contento di essere venuto. Spero presto di portare anche voi perché davvero questo posto vale la pena. Sì. Circles, never letting go, never letting go. Hanging round after last orders. We're still so far from home. It's like we're burning into embers. Siamo arrivati all'Alpe d'Aosta, è uscito fuori un sole davvero molto caldo, si sta da Dio. Lo scenario qua è bellissimo, qua dietro ci sono le tre levanne innevate, è veramente fantastico. È vero, bisogna faticare per andare in montagna, bisogna camminare, bisogna sudare, però quando arrivi davanti a queste cose tutta la fatica è ripagata, quindi il mio consiglio è quello a chi non l'ha mai fatto di provare ad andare in montagna, a chi l'ha già fatto non glielo racconto neanche, tanto sa già cosa vuol dire.
Qua alle mie spalle c'è una torbiera. Le torbiere sono un ambiente particolare tra terra e acqua. Queste vengono alimentate dal disgelo, dalle piogge, conservano all'interno dei microrganismi antichi. Anche questa, come tante qua in Piemonte, sono protette dalla direttiva Habitat Natura 2000. Questa è un'iniziativa interessante proprio a protezione di tutte queste aree molto particolari. Questa è l'Alpe Foppa, 2093 metri. Oggi sto testando il mio nuovo sportwatch della Amazfit, il T-Rex 3. I metri misurati sono perfetti, precisissimi. Abbiamo visto il lago, mancano pochi metri. Bellissimo questo lago di Dres. Abbiamo mangiato un panino, adesso ci spostiamo, facciamo il giro intorno al lago e ci fermiamo magari dalla parte opposta, che siamo proprio al sole, perché sennò qua tira un po' di aria. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold. È davvero bestiale questo lago. Girandoci attorno cambia completamente prospettiva. Ci sono i riflessi dei larici sull'acqua che sono spettacolari con questi colori autunnali. Lasciamo malincuore anche il lago di Dres. Un po' a malincuore perché è veramente un posto stupendo, però la strada è ancora tanta per tornare, quindi adesso scendiamo, facciamo sempre la discesa sullo stesso percorso della salita. Forse adesso è un po' più caldo di stamattina, perché stamattina era veramente gelido. Dai, scendiamo. Con le mie spalle c'è un masso enorme, però non so dire se è un masso erratico, quindi un masso che è stato portato dal ghiacciaio in fase di scioglimento, o un masso puramente di caduta. Questo non ve lo so dire, perché siamo sotto a dei picchi belli alti. Potrebbe essere anche un masso caduto, anzi, più probabile. Abbiamo lasciato anche l'ultimo barlume di sole e adesso nel bosco ripiombiamo nel buio. Non proprio nel buio, però in ombra e di conseguenza freddo. A volte mi viene da chiedermi, ma chi me lo fa fare alla domenica di alzarmi prestissimo la mattina, farmi, come in questo caso, 2 ore di macchina per portarmi nella zona dove voglio fare l'escursione, fare tutta l'escursione, riscendere, altre 2 ore di macchina e poi pensare già alla prossima uscita. Non sono mai riuscito a darmi una risposta, però funziona così. Quando una cosa ti piace, la fai. Questa è un'altra cosa curiosa. Questi qua sono i licheni, che sono una sorta di organismo tra un fungo e un'alga che si posizionano sulle cortecce delle piante e hanno la caratteristica di essere sempre a nord. Una volta venivano utilizzati anche come orientamento. Infatti, se andiamo a vedere nella parte dietro della pianta, non ci sono. Same.
Si comincia a vedere il lago di Ceresole, non penso ci sia ancora molto, dovremmo essere sulla strada che lo circonda. Bene, ci siamo seduti qua sulla panchina dei pensionati a contemplare ancora un po' il lago di Ceresole, che è davvero molto bello oggi, poi una giornata molto molto soleggiata. Su questo versante calda, dall'altra parte faceva un po' più freddo, però diciamo che è andata molto bene. L'ago di Dres stupendo, però. E a questo punto non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale. Io so che tanti voi guardate i video ma non siete iscritti, quindi iscrivetevi, non costa nulla e anzi è totalmente gratuito, però per me è molto importante per crescere sulla piattaforma. Quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanella, lasciatemi qualche bella spolliciata lì in su e ci vediamo at the next video. Ciao ciao!